Palermo, iniziamo con un mese di dicembre scoppiettante, la prima anteprima corsa con Giuseppe Polizzotto Junior. Ciao Giuseppe. Ciao. E allora, con Giuseppe analizzeremo il convegno di domani, sabato 3 dicembre. Nuovamente 8 corse in programma. L'inizio è previsto per le ore 15:15. Concluderemo con la Tris quarta e quinta alle ore 18:35, con Giuseppe protagonista con due cavalli nello schieramento, ma poi parleremo dettagliatamente più della corsa Tris quarta e quinta. A inizio in filmato, qualche attività collaterale che ci sarà in queste prime giornate. Mi preme sottolinearlo così all'inizio. Giorno 3, cioè domani, giorno 7 e giorno 10, concluderemo questo trittico il 10 con il Gran Premio del Mediterraneo, oltre allo spettacolo delle corse al trotto, anche l'animazione per i bambini, in cui ci saranno dei laboratori laboratori decorativi natalizi, proprio a tema natalizio, quindi tutti i bambini presenti presso la clubhouse. Ci saranno delle animatrici che guideranno e spiegheranno ai bambini come realizzare delle opere natalizie, ecco, l'immancabile pony gratuito. E poi per il 7 vi anticipo, Vigilia della Madonna, gli faccio una domanda a bruciapelo a Giuseppe. La Vigilia della Madonna, la gastronomia tipica qual è a Palermo? La cassata. Ai, no, non la cassata, quello è il dolce. Lo spincione, lo spincione. Allora, la Vigilia della Madonna, lo spincione. Noi abbiamo il convegno la Vigilia della Madonna, quindi degustazione gratuita per il pubblico di Spincione, quindi non mancate giorno 7. Di giugno non ve ne andate sicuri. Non ve ne andate sicuri. Poi giorno 10 per il Mediterraneo Memorial Francesco Ruisi, poi spiegheremo più nel dettaglio, ci saranno anche delle degustazioni gratuite, oltre a tante attività collaterali nell'occasione di questo Gran Premio. Ma adesso tuffiamoci nell'analisi del convegno di sabato, con 90 cavalli al via. Un bel numeretto. Giuseppe, allora, il cavallo base che indichi, sai bene, allora, che è quello... Corsa... No, ti stavo spiegando, il cavallo base è quello che vale per il concorso caccia del Vincente Scuderia. Continua a guidare Carlo Giordano da una ventina di convegni. Siamo alla fase finale, per ora Carlo incrocia le dita. Vai Giuseppe, vedi se gli puoi fare lo sgambetto. Allora, ciao Carlo, noi ti salutiamo sempre. Allora, in questa prima corsa io ho Raffichi 3B. Questa prima corsa, Carlo, sì. Carlo sta correndo molto bene, anche se è stato un po' sfortunato. Però c'è una gallina che scende un attimino di categoria, che ultimamente non è entusiasmato, ma può fare bene col numero che c'ha. Ed è Riffo M. Parliamo di Riffo M, sì. Come secondo candidato metto Praffichi 3B. Praffichi 3B, il numero anche 10. Anche se con un po' di fortuna secondo me potrebbe pure vincere, però. Sì. Voglio essere scaramantico. E come terzo cavallo metto Stuart Blonde. Stuart Blonde è il numero 3. E allora, la prima corsa è la corsa, apriamo il convegno con una corsa riservata ai gentleman nella categoria G. Già Giuseppe ha fatto l'analisi, e passiamo alla seconda corsa. Una corsa con 12 cavalli di 4 anni al via, la distanza è quella del miglio. Allora, il cavallo che ultimamente mi è sembrato di vedere molto bene è Takeaway. Numero 5. Takeaway, il numero 5. Come secondo cavallo Tango Rivalco P. Il numero 7 di Tango Rivalco. E come terza cavallo una gallina sta correndo benissimo, è Tesis IGV. Tesis IGV, il numero 12. Bene, passiamo adesso alla terza. La terza è una ricchissima moneta per i puledri di 2 anni. Una corsa sulla distanza del miglio, in 10 al via. Un rapporto di scuderia tra il numero 1 di Victor Boy e il numero 6 di Volley Giallo. Allora, in questa corsa mi piace Vieni Ciuc SM, il numero 4, Vidal è il 10, e Ville Pelle il numero 7. Passiamo adesso alla quarta corsa, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, una reclamare per cavalli di 3 anni, in 13 al via, due rapporti di scuderia, il primo tra il numero 5 di Un Sogno Pub e il numero 6 di Urania Gifar, il secondo tra il numero 7 di Ugo del Castello e il numero 9 di Under the Sun. In questa corsa una base con 3 cavalli. Allora, in questa corsa mi piace tantissimo Under the Sun, che è rientrato molto bene. Under the Sun è il numero 9. Poi mi piace Un Vero Killer Gar. Un Vero Killer Gar è il 4. Urania Gifar. Urania è il numero 6. Ci sei anche tu in questa corsa. È Ugo del Castello è il numero 7. Un attimino Uber Joe.
Dici tu, la mettiamo in corsa per fargli... No, la dobbiamo vedere, l'abbiamo acquistata da poco, quindi vediamo un po' com'è. Come va, benissimo. Quinta corsa in programma, una corsa inserita anche questa nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, 12 cavalli di 3 anni al via, la distanza è quella del miglio, un rapporto di scuderia tra il numero 5 di Universe 3B e il numero 12 di Ulisse 3B. Allora, in questa corsa mi piace Urania Mello, Urania Mello ha vinto bene, penso che si può di nuovo ripetere il numero 10. Sì, come secondo cavallo Ula Hop. Ula Hop il numero 8. E uno dei Nof. Uno dei Nof. E Universe 3B. Universe 3B è il numero 5 e uno dei Nof è il numero 7. Passiamo adesso alla sesta corsa, il premio Panormus è la gara centrale della giornata. Una bellissima corsa con protagonisti cavalli di 4 anni in 8 al via, un rapporto di scuderia tra il numero 1 di Terry Caff e il numero 2 di Tiffany Caff. Allora, in questa corsa il cavallo che per il momento è imbattuto è Tu sei Tu Bici. Tu sei Tu Bici, il numero 3. Però come cavallo vincente io proverei Terry Caff, che è l'ultima... Fresca di record, sì. Quindi tu provi Terry Caff il numero 1. Se ci dovrebbe essere un po' di lotta... È la cavalla che si può mettere più in evidenza. Bene. Poi c'è Tu sei Tu Bigi. A seguire Tu sei Tu Bigi, il numero 3. E come terzo cavallo metto Try Again. Try Again, il numero 4. Anche lui in grande spolvero. Comunque una bellissima corsa. La settima corsa sono i cavalli anziani di categoria F, protagonisti in 9 al via, distanza del miglio. Due rapporti di scuderia anche in questa corsa, tra il numero 1 di Tai2R e il numero 3 di Tratavias e tra il numero 5 di Roger Jett e il numero 9 di Reflex Griff. Allora, in questa corsa proverò Romeo da Pisa. Romeo da Pisa, il numero 6. Come secondo cavallo SpongeBob Griff. SpongeBob, il numero 7. E come terzo cavallo Sigla di Azzurra. E Sigla di Azzurra, il numero 4. Passiamo adesso all'ottava corsa, tris, quarte e quinte di giornata. Sono 15 cavalli anziani al via, è una reclamare, la distanza è quella del miglio. In questa corsa tu hai due cavalli, il numero 8 Piuma Bonna affidato a Massimo Zanca e il numero 13 di Sissi Gio da te guidato. Sì. Sissi Gio, mi pare in una discreta forma. Sì, la cavalla sta bene, penso che dovrebbe correre bene. Il cavallo che secondo me è messo molto bene è Photoemon SM. Photoemon, il numero 1 è la tua base. Sì. Poi mi piace Sashi Ronco. Saxler Ronco è il numero 4. Dopo mi piace Piuma Bon. Piuma Bon il numero 8. E Sissi Gio. Sissi Gio il numero 13. Ne mettiamo un altro visto che c'è il quintè. Sincera F. Sincera F è il numero 11. Bene Giuseppe, in bocca al lupo. Grazie. Buon lavoro e ci vediamo alla prossima. Incrociamo nei pressi della scuderia Giuseppe Polizzotto un suo amico Antonio, un grandissimo appassionato, e visto che c'è la tris quarta e quinta ascoltiamo pure il suo parere. Noi nel nostro canale YouTube ascoltiamo tutti i pareri degli appassionati dell'Ippica. Allora, e quindi anche il tuo, Antonio, vai. Una base con 4 cavalli. La mia base è l'1 Photoemon SM. Photoemon SM. Con il numero 4 di Sax del Ronco. Numero 8 di Piuma Bon. Finora siamo uguali a Giuseppe. E Rayon GV. Rayon GV, il numero 14, altri due cavalli mettiamo, visto che c'è il quinta, dai. Sofia del Rum. Sofia del Rum è il numero 3. E Nuvolare Distra. E Nuvolare Distra, il bisbetico chissà, dici tu, fa percorso netto questa volta. Va bene Antonio, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ci vediamo. Alla ricerca di qualche altro parere sulla corsa tris, incrociamo Francesco, l'artiere, uno degli artieri della scuderia Loverde. Allora, Francesco, per questa tris quarta e quinta, una base con 4 cavalli, vediamo di fare vincere i nostri amici, forza! Allora, il numero 4 vincente. Il numero 4 Sax del Ronco, la tua base. Sì. Mettiamo 4 cavalli al seguito. Numero 1. Photoemon. 1-7. Il 7 di Prunus. E 8. L'8 di Piuma Bon, un altro cavallo. E
È il 13. È il 13 di Sissi Gio. Alessandro, vieni qua, che tu l'ultima volta sei stato vicino. Qua abbiamo Giovanni. Perfetto. Allora, Alessandro, una base con 4 cavalli, dai. L'ultima volta hai sfiorato la terna. Invece a me il numero 4, Sassi del Ronco. Anche tu, Sax del Ronco. Il numero 1, Fotoemon. Il numero 1 di Fotoemon. Il numero 5 è seguito a Lorenzo La Rosa. Rapace Jet. Il numero 11 è seguito a Giuseppe Pozzi. Sincera F è il numero 11, è un altro cavallo per completare la cinquina. Quinto cavallo, mettiamo il numero 3, questo che guida Messinero. E il numero 3, no, Sofia del Rum e Luciano Mancuso. Benissimo, ok Alessandro, ci vediamo, ciao, grazie. Siamo venuti a disturbare pure Roberto Favara. Roberto, alle prese. Buongiorno. Con una pulizia dettagliata di tequila boom boom, che stai facendo? Dando la pulita, che oggi ha fatto prova, così è pronto per correre mercoledì. Bene, l'altra volta ha corso bene. Sì, sì, trovo bene, il cavallo è di 9 in ordine. Perfetto, allora, già una notizia in anteprima, tequila boom boom in ordine. Roberto, allora, anche se non sei tra i protagonisti della corsa, nella scuderia, comunque anche vogliamo sentire il tuo parere su questa corsa Tris Quarte Quinte. Una base con 4 cavalli. Allora, la base per me può essere Fotoemon SM con Mimmo Zanca, che è sempre pericoloso in qualunque ambito. Il numero 1. Poi mi piace Sacci del Ronco. Il numero 4. Finora, sì, diciamo, l'accoppiata sembrerebbe netta. Era la partenza, secondo sì, me. Sincera F con Giuseppe, sì, anche lui numero 11. Imprescindibile. Mettiamo altri due cavalli. Santiago Weiss, anche se al rientro, ma la categoria io mi sa che gli sta un po' stretta a Santiago. Numero 12, e per concludere la cinquina si è trotta Sofia del Rum. E Sofia del Rum il numero 3. Perfetto, Roberto, buon lavoro. Grazie anche a voi. Distogliamo Giovanni La Rosa, il presidente dei driver siciliani, dalle sue attività per qualche minuto. Giovanni, allora, questo Quarte Quinte. Guardavo appunto questo, una corsa abbastanza aperta. Una base con 4 cavalli. Tornano 8 corse di nuovo a dicembre. 90 cavalli al via, che diciamo? E questo lo sappiamo, che ci sono tanti cavalli. È il ministero che ancora forse non l'ha capito. Che qualitativamente, come numero, non dico che siamo i primi, ma Napoli-Palermo se la gioca. Ce la giochiamo. Tante belle corse in programma ora a dicembre, gran premi, sì, trofei, trofeo San Silvestro, e soprattutto tante attività, manifestazioni collaterali. Insomma, avremo un dicembre da leccarsi i baffi. Speriamo che la gente viene con i propri figli per farli divertire. Perfetto. E allora, andiamo. Dedichiamoci alla Tris Quarte Quinte. Allora, cavallo base potrebbe essere Fotoemon SM, il numero 1. Il numero 1 la leggiamo base. Ora mettiamo 4 cavalli al seguito e facciamo prendere il quinto ai nostri amici. Sasci del Ronco. Il numero 4. Il numero 7. Il 7 di Prunus. Il 12. Il 12 di Santiago Wise AS. E Nuvolari di Stra. Nuvolari di Stra. Va bene, ok, mi pare perfetto. Ci vediamo alla prossima. Concludiamo il nostro giro per l'anteprima corse di domani nella scuderia Porzio. Siamo con Mirko Porzio. Ciao Mirko. Allora, soffermiamoci sulla corsa Tris Quarte Quinte. Una base con 4 cavalli. Voi avete Sincera F in corsa. Sì, calo a battere il numero 4 Sax del Ronco. Quindi la tua base è il 4. Sì, devo andare davanti. Mettiamo 4 cavalli al seguito. L'1 Fotoemon. L'1 di Fotoemon. Il 12 di Santiago Guaisa S. Il 12 di Santiago. L'11 di Sincera. L'11 di Sincera. E il 15 di Nuvolare di Stra. E concludiamo con Nuvolare di Stra. Va bene Mirko, in bocca. Grazie. Al lupo. Ciao. Ciao.